Ragazzi, allora, prima cosa fondamentale, non abbiamo ancora vinto un cazzo, quindi cioè tutti entusiasmi, cioè ci casiamo eccetera, ma mancano 23 partite alla fine del campionato, quindi non abbiamo ancora vinto un cazzo, non abbiamo vinto la coppa, non abbiamo vinto il campionato, cioè smorziamo tutti i toni, pure con gli altri, pure sui social, cioè perché ci divertiamo quando abbiamo vinto matematicamente, non prima. Due, complimenti a tutti, cioè soprattutto per la testa per domenica scorsa e molto cioè per quelli che sono entrati in campo, cioè tutti quelli che sono entrati in campo il secondo tempo hanno giocato bene e sono entrati subito con lo spirito giusto e con la mentalità giusta. In due avete pure segnato, quindi cioè bravi e complimenti. Un po' di disattenzioni, soprattutto il primo tempo. Tutte le azioni loro sono nate da palle un po' forzate nostre, cioè quindi mi raccomando, attenzione a quello. Quando il secondo tempo abbiamo fatto, vabbè che eravamo in più, quando abbiamo fatto il giropalla nostro un po' più veloce, siamo andati in porta sempre. Siamo un po' lenti a fare quel giropalla, che in una partita che vinci ci sta pure, ma la differenza tra il primo e il secondo tempo, oltre a quattro palle cioè forzate, è stato proprio il giropalla. Per il resto, stracomplimenti. Domenica c'è una partita dura, è una battaglia anche là, cioè quindi sarà su un campo cioè che a noi è più congeniale, quindi cioè siamo in grado più di far girare il pallone, però il pallone deve girare più velocemente. Penso che nessuna squadra di terza categoria è in grado di scivolare da una parte all'altra cioè del campo, cioè se noi giriamo bene il pallone. Quindi i quarti sono sempre soli e i quarti fanno sempre un'azione pericolosa quando prendono palla. Sì, volevo aggiungere anch'io, ragazzi, i miei complimenti, perché soprattutto nel secondo tempo e con un infortunio comunque a un compagno importante come Andre, non ci siamo e non vi siete demoralizzati, anzi tutti insieme mi avete fatto proprio vedere di che pasta siamo fatti. Era quello che le altre volte che abbiamo parlato col mister io comunque ci tenevo a chiedervi, anche magari in modo un po' incazzato, però perché so che siete questi. Vi rinnovo veramente i complimenti perché l'abbiamo vinta di cuore, di squadra, per il bellissimo gruppo che siamo. Mi raccomando però, raga, ripeto anche io, ragioniamo partita per partita, anche perché raga, più vinciamo più ci vogliono battere e più saliamo in alto più la caduta diventa tutto quello che aspettano. Innanzitutto volevo scusarmi con tutti per l'errore che ho fatto in un momento molto molto delicato della partita, su un 1-1 per noi, una partita delicatissima. Ho veramente peccato di sufficienza con un passaggio verso Ale che non deve esistere in quel momento, ci ha messo tanto in difficoltà. Per di più, dopo 5 minuti mi è successo quello che è successo, sotto 3-1, e quindi voglio farvi anche io l'ultima volta i complimenti perché avete ribaltato tutto, avete spaccato tutto. E credo che in un momento dove arriviamo da settimane, dove comunque ci hanno detto che l'atteggiamento non era quello giusto, che in parte era anche vero, abbiamo dimostrato sicuramente di essere una famiglia, forti, tutto quello che ci hanno richiesto nei giorni prima. Sai, se perdevamo ragazzi tuoi, Infatti volevo anche ringraziarvi. È già successo 3-4 volte del passaggio indietro intercettato. Allora, quello suo, quello proprio l'ha letto prima, non si è fermato, cioè ha fatto un movimento innaturale che non avrebbe mai fatto, sì, perché la immagine non ha rallentato un attimo, cioè proprio l'ha letto prima che lui lo facesse. Tutte quelle occasioni lì abbiamo chiamato il fatto di non fare il passaggio anche con Carlo, con Ludo, abbiamo chiamato di non fare il passaggio, però è stato fatto lo stesso, quindi... Però facciamo attenzione, cioè urlalo, guidalo del passaggio, Ale. Io volevo dire un'ultima cosa, sono orgoglioso di tutti, in primis, però per me adesso parte gli allenamenti e ci sarà la prossima gara, ma è proprio questo la questione dell'allenamento, perché io ho notato in queste settimane, a livello sia di gestione dell'allenamento e a livello nostro personale, di mentalità, ci è mancato qualcosa, che secondo me per noi, per la Z Milano, non può e non deve accadere. E io vorrei, siccome siamo tutti riuniti, secondo me è qua che poi si fa la differenza veramente, però volevo insieme a tutti voi, insieme anche al mister, mettere un punto, perché per me è fondamentale veramente. E ci sono state delle settimane, sicuramente anche il press l'ha visto, che non siamo stati a livello di Z Milano, proprio come mentalità, come allenamenti, come gestione dell'allenamento. Quindi secondo me è fondamentale trovare un punto di incontro sulla questione allenamenti, perché secondo me è quello che ci fa poi fare la differenza. A me personalmente come giocatore mi piacerebbe avere più meccanismi anche là davanti, più idee, più possibilità, più schemi da provare in allenamento, quello sicuramente. Siete tutti nuovi, non vi conoscete, ci arriviamo, siamo già a buon punto, eh. Io non pensavo che alla sesta giornata, come domenica scorsa, cioè con una squadra, cioè pure se erano in 10, noi abbiamo avuto il possesso palla forse al 95% girando il pallone con 15 passaggi consecutivi. Però sì, manca tutta una parte di tattica e quella va fatta piano piano. Andiamo, raga. Quindi questi sono i dati di Axel. Dentro, via. 1, 2, via. 1.
siamo in testa. Allora qua lui è un 20%, va da 0 a 100 e stiamo lavorando su questi 4 gruppi muscolari. Pian piano stiamo andando ad aumentare i gruppi muscolari. Ax, si sente? Sì. Si sente? Oh, questo nemmeno quando giocavi nel Milan, eh? Raga, sono vecchio io, non ho capito. Ma com'è? Si sente la differenza? Porco due se si sente. Ma raga, così tanto, veramente? No, no, zio, tu non mi puoi capire. Bene, oh, ragazzi, sta roba qua, Zeta Milano e Real Madrid. Ma li fai salire Deo o... Esatto, li faccio salire io, okay. Sì, sì, sì. Quindi in base a quello che fate puoi alzare, esatto, man mano il livello... che va avanti l'allenamento e noi stiamo alzando l'impulso. La stimolazione, cioè quindi fai una stimolazione, esatto, più forte. Esatto, esatto. Noi abbiamo tutto. Come stai, Axel? Pezzi, viste? Davvero? Però sto bene, cioè, dai, ti aggiungi un 3% sulle gambe. Sì. Ma no, ma che aggiungi? Ma perché non si fa i cazzi suoi? Quando lavori non li senti, quando vai in pausa li senti, stanno lavorando ancora di più. Fa morto. Ma no, se giuro, non ti ho mai visto così. Mai mollare. Presto, ti dico solo una cosa, che secondo me questa ci fa volare definitivamente. Sta tutta qui. Sudate, eh? Roba, sì. Bisogna sudare, giustamente. Quando si vuole ottenere dei risultati, ragazzi, non si ottiene niente senza sudore, senza sacrificio. Quindi la Zeta Milano è anche questo, sacrificio. E noi siamo sempre più concentrati, guardate, ragazzi. Pronti per la battaglia di domenica? Sicuramente non sarà semplice, però lavoriamo. Ragazzi, prima di continuare però voglio parlarvi di questo sogno, di questo sogno che abbiamo realizzato tutti quanti dopo praticamente un mese e mezzo di vita del progetto, perché siamo da Football Team dietro il Duomo di Milano e abbiamo una stanza intera tutta per noi, per il merchandise della Zeta Milano. Infatti da oggi potete comprare anche voi il merchandising ufficiale della squadra. Cioè, per favore, andiamo a vedere, qua trovate tutte le magliette della squadra, sia le polo, la fantastica maglia home, che come sapete si sposa perfettamente con Milano, perché questo qua è il rosone del Duomo di Milano. Sono maglie pensate per far la storia. Non voglio essere troppo arrogante, però ragazzi, questo qua è un progetto che, se per sbaglio dovesse funzionare, questo qua è un pezzo di storia. Perché io mi immagino un domani un tifoso che si acquista la maglia della Zeta Milano in terza categoria e dice: io questa maglia l'ho comprata da quando questa squadra era in terza categoria. Poi ragazzi, lo so, io sono un sognatore, però bisogna esserlo nella vita. Comunque, trovate tutte le magliette della Zeta Milano, guardate questa qua, fantastica. Questa qua possiamo dire che sia la seconda slash terza maglia, poi alla fine dipende perché sono tutte fantastiche. Su questa maglia guardate che figata, c'è la mappa antica di Milano, e questo qui ragazzi è il Duomo di Milano sulla nostra maglietta. Vabbè, poi c'è questa qua oro, che per me è la mia preferita, e infatti fatemelo sapere anche voi nei commenti, secondo me questa è quella che andrà sold out perché è veramente devastante, clamorosa. Questa è quella che mi piace di più, ma non solo, perché abbiamo anche quella del portiere. Per tutti voi amici portieri che ci volete sostenere, volete sostenere la Zeta Milano, guardate qua che fantastica. Per non parlare delle magliette da training, insomma, qua insieme a questi ragazzoni abbiamo pensato a voi. Però tranquilli ragazzi, perché ovviamente so benissimo che non siete tutti di Milano, ma che ci volete supportare da tutta Italia. Per voi che siete di Milano, vi invito qui a Football Team dietro il Duomo con questi ragazzoni che vi accoglieranno nella sala Zeta Milano, che è tutta per noi. Però per voi tifosi da tutta Italia, trovate su zstore.it tutto il merchandising ufficiale in vendita. I primi 10 che acquisteranno una maglietta da zstore.it, tra l'altro, la riceveranno autografata da tutta la squadra della Zeta Milano, ovviamente nel caso lo voleste, perché so benissimo che qualcuno magari se la vuole tenere da esposizione, o perché no, in caso che un domani queste maglie possano prendere valore. Diciamo che è un po' la prima edizione, come se fosse il set base dei Pokémon. Abbiamo pensato a diverse fasce di prezzo per far sì che ognuno di voi si possa sentire parte della Zeta Milano in base al proprio budget che vuole destinare. Abbiamo creato dalla sciarpa alla t-shirt alle maglie, appunto come questa, che sono bellissime ma che ovviamente viaggiano su fasce diverse. Tutto ciò ragazzi per voi, per permettervi anche banalmente con la paghetta che vi danno i genitori una volta all'anno per Natale di far parte della Zeta Milano. Anche queste magliette fantastiche, queste t-shirt come questa che ho io, che ovviamente costano molto di meno, e in più le magliette training, che sono quelle che usano i nostri ragazzi prima della partita. Raga, scusate se sono così eccitato, però potete capire che soltanto un mese fa per me era impensabile e immaginabile tutto ciò. Quindi ora, grazie a voi, in praticamente un mese e mezzo di progetto abbiamo una stanza tutta per noi dietro al Duomo per la Zeta Milano. Quindi sono veramente felice e soddisfatto. Ringrazio Football Team per la fiducia e ringrazio soprattutto voi per la fiducia che mi state dando, ma
non solo per questo progetto, ma in questi anni. Ragazzi, Football Team dietro al Duomo, pure zstore.it per comprare il merchandising ufficiale. Comunque ragazzi, trovate il link in descrizione di zstore.it. Noi adesso andiamo in partita. Ciao ragazzi, oggi trasferta difficile. Siamo sul campo del Trial Rozzano, a Rozzano. Io ragazzi, tutto l'anno scorso ho abitato a Rozzano, quindi trasferta comoda per me. Però è difficile perché il Trial Rozzano è una bella squadra. Giochiamo tra l'altro su un bel campo. Qua adesso ci stiamo scaldando, ma andremo a giocare su un bel sintetico. Loro in campionato sono nella fase alta della classifica. È una bella squadra, è una bella squadra, quindi dovremmo dare il 100% perché altrimenti non ci regaleranno nulla. Speriamo di riuscire a portare a casa i 3 punti anche oggi, perché vorrebbe dire tanto non solo per l'umore ma proprio anche per la classifica, perché sia il Brera che il Corsico comunque non stanno mollando, stanno continuando a vincere. Siamo primi in classifica, ma dobbiamo continuare a prendere ogni volta il punteggio pieno. Ci tengo anche a dire una cosa molto importante, perché va detta: oggi insieme al Trial Rozzano, insieme a Rozzano, abbiamo fatto questa collaborazione per devolvere tutto l'incasso sia in casa in questa partita, ma anche della partita di ritorno, alla famiglia di Manuel Mastrapasqua, a cui facciamo le nostre condoglianze. E ci tenevo solamente a dirlo perché è un bellissimo gesto e i bei gesti vanno sempre condivisi. Nemici tra virgolette sul campo, ma bisogna collaborare per obiettivi e cause molto più grandi di noi, e questa è una di quelle. Due consapevolezze che sembrano quasi contraddittorie, ma invece sono esattamente la stessa cosa. Uno, che il campionato dura ancora parecchi mesi. Due è che dobbiamo avere la consapevolezza che dominiamo il gioco con tutti. Entriamo con la consapevolezza che gli altri sanno che la partita ce l'abbiamo in mano noi e dobbiamo guidarla noi, quindi è una consapevolezza che dobbiamo avere sempre. Continuiamo a giocare sempre nello stesso modo, sempre con la stessa semplicità, sempre con la stessa circostanza, senza forzare le giocate. Le uniche 4-5 azioni pericolose che abbiamo subito in tutto il campionato e in tutta la coppa sono venute da giocate forzate. Considerate che di norma intorno al pallone siamo sempre in superiorità, c'è sempre un compagno a cui darle in modo semplice. Questa è quella consapevolezza che dovete avere, cioè partita su partita. Siamo già a buon punto, cioè, ma manca ancora da fare. A centrocampo voglio fare questa prova di un centrocampista anomalo, forte fisicamente a centrocampo, quindi Scope, c'hai un onere in più nel costruire il gioco, quindi si gioca come al solito, con le stesse posizioni del solito, ma si gioca con Carlo che farà più da filtro a centrocampo. Gedà come al solito fa il mister in campo, quindi c'è tutto il pressing e tutti i movimenti dal centrocampo in su li gestisce lui. I trequartisti giochi Rick più a destra dalla parte di Samu, Matteo più a sinistra c'è dalla parte di Spada. Dopo un po' vi alternate Rick e Gedà, vedete voi pure in caso di scambiarvi, cioè siamo intercambiabili. È una squadra che deve essere intercambiabile su più ruoli, cioè Gedà con Rick, Matteo con Spada, ma anche Fabio con Carlo, oppure un laterale c'è con Carlo. Mi raccomando, l'intercambiabilità e l'interscambiabilità sia in fase di possesso che di non possesso. Tenete sempre in mente che c'è sempre un compagno intorno a voi, cioè che vi detta il passaggio e che vi aiuta sul press. Noi dobbiamo dimostrare, come abbiamo fatto domenica, che abbiamo più fame degli altri, corriamo più degli altri, siamo più tosti degli altri, che giocare contro di noi è brutta per tutti. Non perché siamo dei fenomeni, perché abbiamo fame ed è questo che noi dobbiamo dimostrare. Testa, cerchiamo di ragionare, parliamo anche tanto, aiutiamoci e siamo squadra come siamo stati domenica. Quella è la Z Milano, va bene? Dai. Amici, appassionati di calcio, un caloroso saluto da Massimo Callegari. La corsa della Z Milano continua con un'altra sfida insidiosa. Dopo quelle vinte contro Corsico e Brera, si gioca sul campo del Trial Rozzano, altra squadra costruita per lottare per la promozione. La gara introdotta da un momento toccante di grande sensibilità dei due club e dei due capitani, Geda e Gazi, in campo con le cuffie alle orecchie, in segno di memoria e di ricordo di Manuel Mastrapasqua, aggredito proprio mentre indossava le sue cuffie audio. Un agguato mortale per il ragazzo di Rozzano, alla cui famiglia sarà devoluto l'incasso delle gare di andata e ritorno tra Trial Rozzano e Z Milano. La capolista di Umberto Chiaramonte, in campo con Alessio Buono, in porta in difesa Lualdi, Perna e Campeol, a centrocampo Zanotti al posto dell'infortunato Guarnaccio, al fianco di Scopelliti, gli esterni sono Tomasino e Spadaccino, Cascianelli, Marzanasco, Geda, il trio offensivo. Calcio d'inizio della Z Milano in completo rosso, una delle 4 maglie presentate con una testimonial d'eccezione di Letta Leotta. Prima giocata di Marzanasco e Zanotti nella posizione proprio di interno di centrocampo al fianco del mago Scopelliti. Gazzi
Accenna la pressione Geda, il lancio del portiere del Trial Rozzano con Zanotti che mette in fallo laterale. Trial Rozzano reduce da due vittorie consecutive per 6-2 nei due turni in cui la Z Milano appunto ha superato le due principali rivali al momento in classifica, Corsico e Brera, con due partite appassionanti, l'ultima in particolare rimonta da 1-3 a 5-3 contro il Brera. Spadaccino, primo dribbling, primo cross, attraversa tutta l'area, c'è Tomasino dalla parte opposta che può rientrare sul sinistro, preparare anche il tiro, non glielo concedono i difensori del Trial Rozzano che riescono a recuperare bene e a ripartire. Arcari, tocco interno, fallo di Zanotti proprio davanti all'arbitro, il signor Aitem Bakcha. Qui siamo invece davanti alla panchina di Claudio Deggia, allenatore del Trial Rozzano. Notevole presenza di pubblico, la Z Milano porta sempre con sé grande passione, grande attenzione da parte degli avversari e anche delle tifoserie avversarie. È la partita dell'anno per tutti ormai. Buon recupero e iniziativa difensiva interrotta dalla pressione di Tomasino e Cascianelli. Inizio sotto ritmo e anche con maggiore equilibrio rispetto alle ultime partite. Il cross di Scopelliti nella zona di Geda, travolto da Colombi proprio davanti all'arbitro. Calcio di punizione per la Z Milano e siamo già dopo poco più di 6 minuti in zona Scopelliti. Calcio di punizione per il mago, c'è anche Tomasino lì, ma tutto fa pensare che il piede caldissimo di Scopelliti sia designato. Scopelliti destro, ancora, ancora Scopelliti, punizione di Scopelliti, palla Scopelliti e andatelo ad abbracciare. 1-0 Z Milano in vantaggio con la solita pennellata sul calcio di punizione da tutte le posizioni del mago Scopelliti, implacabile. Com'è possibile? Ci prende l'abitudine ormai, com'è possibile? Scopelliti è una sentenza, oggi è una sentenza. Oggi è non solo una sentenza, Salvatore Scopelliti, ancora segno. E ancora pericolosa la Z Milano con l'intervento di Colombi. Su Geda, al limite dell'area, l'arbitro è vicino, è molto deciso, calcio di punizione, quindi intervento nemmeno sulla linea. Colombi sostiene di aver toccato il pallone, l'intervento è una situazione che lasciano qualche dubbio per la posizione e per la valutazione complessiva dell'arbitro. Occhio ancora a Scopelliti, posizione per lui, destro, appena largo, un po' più vicino alla porta, è più difficile farla scendere qui. Appena esterno la traiettoria, tremano tutti i portieri avversari sui calci di punizione di Toti Scopelliti, che tocca corto per Tomasino, alzato il ritmo alla Z Milano che sta legittimando il vantaggio dopo averlo ottenuto. Marsanasco pronto al cross, teso, Colombi ha respinto bene in anticipo su Geda, rimessa con le mani per la Z Milano, senza esito si riparte dall'impostazione di Alessio Buono, che non calcia profondo come ha dimostrato di saper fare in più occasioni in questo avvio di stagione. Ha cercato Ualdi, ha recuperato Olivo per il Trial Rozzano, che gioca palla corta in posta, pressa bene Scopelliti, Zanotti fermato, buon break, palla profonda per l'inserimento di Arcari che va al cross basso, contatto in area, si gioca ancora Arcari, cerca la conclusione, deviazione in calcio d'angolo, protesta il Trial Rozzano per questo contatto tra Campeol e Marco Ostinato. Eccolo il numero 9 del Rozzano, che però abbiamo visto da qui è scivolato poco prima del contatto. Sembra corretta la valutazione del signor Bakcha su questa situazione, ma sta prendendo campo e ritmo il Trial Rozzano. Altra palla profonda per inserimento di Arcari, che aspetta Lualdi per puntarlo e cercare uno spazio per il destro, chiuso bene da Lualdi, sinistro di Ostinato. Alessio Buono, gran riflesso in calcio d'angolo, c'è lavoro anche per Alessio Buono che fino alla partita con il Brera aveva subito gol solo su palla inattiva, poi due reti subite inizio secondo tempo contro il Brera, le prime due concesse su azione in tutta la stagione della Z Milano. Lungo Dossi per Ostinato, sponda, è arrivato Marcinno, conclusione innocua di Arcari che resta comunque più intraprendente in questo avvio di partite, questi primi 25 minuti abbondanti ormai per il Trial Rozzano. Scopelliti scambia corto con Zanotti, Cascianelli sul tocco di Geda, ancora Colombi con l'ennesima entrata all'inglese anche oltre, stavolta su Cascianelli dopo
quelle su Jeddah. Altro calcio di punizione, questa volta esterno per il mago Scopelliti al centro, nemico pubblico numero 1 Zanotti. Ecco Scopelliti con il suo destro preciso per Spadaccino! Ha raddoppiato la Z Milano! Roberto Spadaccino! 2-0! Con dedica a Manuel Mastrapasqua sulla punizione del mago Scopelliti, ennesima perla, gol e assist anche in questa partita per Scopelliti. Ha segnato Spadaccino, due giocatori fuori categoria. Applaude tutta la panchina, anche con il press ZV in panchina. 2-0 per la Z Milano sul campo del Trial Rozzano. Arcari, palla larga per l'inserimento del terzino destro Santoro. Tocco corto, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Trial Rozzano. Punito questo intervento di Lualdi su Agostini. Lualdi su Agostini. Dubbi e proteste. Rigore naturalmente confermato in assenza di VAR. Dal dischetto Arcari, ricorsa decisa a destro, impeccabile. 1-2, torna in partita il Trial Rozzano. Calcio di rigore di Arcari, il migliore fin qui dei suoi. Trasforma con grande freddezza, spiazza Alessio Buono e riduce lo svantaggio. Lungo Campeol, respinta in anticipo su Spadaccino. Ottimo controllo proprio di Arcari, che poi sbaglia la cosa più semplice, il tocco per un compagno. E permette alla Z Milano di ripartire con Scopelliti per Jeddah. Cascianelli sulla seconda palla. Controlla Spadaccino, prepara il destro. Stupenda giocata in area di Roberto Spadaccino, che ha mancato poi il colpo finale. La stoccata di Spadaccino. Dopo l'iniziativa di Scopelliti, Jeddah, Cascianelli. Questo dribbling splendido su Catalano. Poi colpo da futsal, da calcio a 5 di Spadaccino, alto. È rimasto giù Jeddah, maltrattato dagli avversari, osservato speciale per la sua classe, la sua grande esperienza, la sua capacità di giocare con grande semplicità, come solo i grandi sanno fare. Anticipato Scopelliti, 1-2, arriva anche il supporto di Ostinato per Arcari, però non riesce ad avere forza e potenza nella conclusione del suo numero 9. Ancora Trial Rozzano, qui Agostini che aveva conquistato il calcio di rigore, ha cercato controllo, palleggio sinistro largo, era lì a osservare senza preoccupazioni Alessio Buono. Siamo nel quarto minuto di recupero del primo tempo, combattuto non su ritmi particolarmente intensi. Cascianelli, doppio rimpallo, tocco corto, fuori gioco, fuori gioco di Spadaccino. È l'ultimo pallone del primo tempo che si chiude sul 2-1 per la Z Milano, partita apertissima a Rozzano. Grandissima calma, siamo 2-1, quindi grande calma. Vi ricordo però che le partite non si vincono da sole, dobbiamo vincere noi e stiamo facendo quasi di tutto per non vincerla. Pare che stiamo facendo un allenamento a bassa intensità, forzando pure il passaggio. Abbiamo forzato 5 passaggi al centrocampo, ma passaggi semplici, stretti, 1-2, ci hanno preso il pallone e sono andati in contropiede. Ci hanno fatto 3 imbucate, è stato il tempo, il metà tempo di tutto l'anno che abbiamo preso più tiri. Oh, allora, ripasso generale. Siamo lontanissimi, le distanze tra noi sono tantissime. Non corriamo un cazzo, regà, non stiamo correndo un cazzo. Se uno corre poco e le distanze sono lunghe, quelli 1-2 a centrocampo, un'imbucata fatta bene e vanno in porta. Però oggi non si può correre così poco, perché anche una squadra come questa, cioè quell'imbucata, va in porta. Qualcuno è giù fisicamente? Mi sento affaticato, però se affaticato non... sulla gamba. Noi prendiamo palla tutti girati verso la nostra porta, loro arrivano da tutte le parti, sono più veloci, sono più scattanti di noi in questo momento e rubano palla. Imbucata subito veloce e là ci fregano, perché sono superiorità, ci rubano palle e sono superiorità. Quando arriva il pallone nei piedi, ma a chiunque, non chiamiamola in mille, facciamo mercato per una palla, sono qua, basta chiamare uomo solo, fine. Allora, il primo tempo è andato male, io personalmente la mia peggior partita sicuramente, non solo la mia. Secondo me dobbiamo giocare di più con la testa. Sinceramente è vero che abbiamo corso poco, tutti eravamo troppo più lenti nella fase, nella transizione negativa. Cerchiamo di stare magari leggermente più bassi solamente sulla fase di loro possesso, in modo tale da non dover continuare a fare avanti e indietro se non ce l'abbiamo. L'importante è che rimaniamo
rimaniamo sempre uniti e siamo squadra, sempre. Cioè, sempre, sempre. Dobbiamo cercare di aiutarci, soprattutto siamo 2-1, non stiamo perdendo 4-0. Siamo 2-1, quindi se perdono palla, buttano il pallone, sti cazzi. Non forziamo la giocata. Sulla testa! Stiamo vincendo 2-1, raga, andiamo a portarcela a casa sta partita. C'è una partita qua, che è importante, quindi... Tanto dietro, sentito un po' tirare, non riesco a ad andare. Si è fermato nell'intervallo dopo il gol in tuffo di testa del provvisorio 2-0, problema muscolare da verificare in settimana. Condello, prima giocata, prima accelerazione. Tomasino fra due avversari, fermato da Marcinno. Marsanasco recupera, immediata riaggressione. Tomasino, sinistro, da una posizione invitante per lui. Difficile però trovare coordinazione sotto pressione, altro cambio, esce Zanotti, entra Mantovani. Va ricordato che in terza categoria i cambi sono 5, ma non ci sono i 3 slot, quindi si possono effettuare anche 5 cambi in 5 momenti diversi. A disposizione dei due allenatori, Umberto Chiaramonte per la Z Milano e Deggia per il Trier Rozzano oggi. Agostini, tocco corto di Dossi, impreciso. Ottimo anticipo da parte di Campeol, palla larga per Cascinelli che può attivare la sua falcata elegante. Cascinelli allarga con il collo esterno per Tomasino che punta nuovamente la porta, cerca l'interno, cerca il sinistro, debole centrale, facile per il portiere e capitano del Trier Rozzano, Mohamed Gazi. Santoro, in avanscoperta il terzino destro del Trier Rozzano, il cross, anticipato Alessio Buono, ha pareggiato il Trier Rozzano. Ha pareggiato il Trier Rozzano, 2-2, ha segnato Arcari, doppietta ancora lui, centravanti vero, 2-2. Anticipo su Lualdi che si è anche fatto male, ma osservate il movimento di Arcari ad aggirare Lualdi, ad anticipare Alessio Buono. Sul cross preciso di Santoro, problemi per Lualdi, 2-2. Ha subito gol in avvio di secondo tempo la Z Milano da 2-0 a 2-2. C'è un altro cambio, esce Tomasino, entra il ninja Cerchiaro, cerca maggiore peso offensivo mister Chiaramonte, che ora deve verificare le condizioni di Lualdi. Problema al ginocchio per Ludo Lualdi, che però sembra potercela fare. Tutto da rifare, invece per la Z Milano da 2-0 a 2-2. Mantovani, impressione su Marcinno che imposta, lo evita due volte. Momento difficile anche sul piano psicologico per i ragazzi di Umberto Chiaramonte. Z Milano capolista prima di questa partita, 18 punti più 3 sul Corsico, più 5 sul Brera, più 7 sul Trier Rozzano. Prossima gara in campionato contro la L2 a Bucinasco domenica alle 11:30, attesissimo quarto di finale di andata contro il Sedriano capolista del girone B di terza categoria. Milano, calcio di punizione per Dossi, sinistro sul palo, salvato dal palo Alessio Buono. Sulla respinta poi intervento di Marsanasco, regolare, può partire il contropiede della Z Milano. Marsanasco chiuso da Colombi e dal recupero proprio di Dossi che aveva calciato la punizione sul palo, sul tentativo di intervento di Alessio Buono che sembrava lì sulla traiettoria. No, la palla ha colpito il legno alla sua sinistra. Raramente così aggredita la Z Milano in questo avvio di stagione, ma la squadra di Chiaramonte deve dimostrare, e lo sta facendo, di saper anche soffrire con grande umiltà. Eccola la punizione di Dossi sul palo, traiettoria molto affilata, sinistro tagliente e anche con il rimbalzo infido davanti alla porta di Alessio Buono. Grande occasione per il Trier Rozzano. E altro cambio, sta per entrare Yaya Yaya in difesa, entra al posto di Axel Campeol, un altro problemino fisico per il ragazzo ex giovanili del Milan. Rimessa con le mani per il Trier Rozzano con Olivo. Partita di Coppa Lombardia contro il Sedriano, attesissima appunto e in esclusiva sul canale YouTube della Z Milano. Avanza Geda, che controlla e poi può allargare per Condello che è sull'esterno, in questo caso va al cross dalla parte opposta Cascinelli. La fa rimbalzare alle sue spalle Santoro, qui ci stava il calcio di punizione, l'arbitro era anche vicino. Si rialza un po' a fatica Cascinelli, eccolo qui, intervento alle sue spalle, ci poteva stare il calcio di punizione.
Rimessa con le mani proprio per Santoro, ci avviciniamo all'ultimo quarto d'ora di questa partita. Grande equilibrio, 2-2 a Rozzano. Marsanasco, largo per il ninja! È uscito Gazzi e ha salvato poi definitivamente Mauriello. L'occasione, il pallone del 3-2 del nuovo vantaggio per il ninja Cerchiaro, che in altre situazioni era stato implacabile, qui fermato dall'uscita decisiva di Gazzi. Si ripropone nell'area avversaria alla Z Milano con un'occasione enorme per il ninja. Yaya Yaya ha recuperato Marcinno. Tocco corto, riparte Scopelliti. Si allarga e riceve Cascianelli. Che succede? Condello giù. Condello giù, non ha visto nulla l'arbitro. Contatto sospetto, resta giù Alessandro Condello. Arbitro di spalle, come sapete, due assistenti, Mangano e Aloise, sono lì a disposizione da una parte e dall'altra, da parte delle società, ma non hanno potere di intervento se non per alzare la bandierina quando la palla esce dal campo, e quindi l'arbitro è da solo, non ha altri occhi che possono aiutarlo, e quindi quando è girato di spalle può succedere un po' di tutto. E qui nemmeno le immagini ci aiutano per capire cosa possa essere successo. Certo, Alessandro Condello, ragazzo di grande onestà in campo, è difficile che si sia accasciato da solo senza l'intervento maldestro di qualche avversario. È entrato Denis Massimo, il principino, per questi minuti finali di partita. Serve però anche grande garra, grande intensità, è quella che ci mette Toti Scopelliti. Calcio di punizione per il Triarozzano. Tre contrasti praticamente uno dopo l'altro con Arcari, tra i due giocatori migliori in campo di questa partita, e altra punizione sempre per il sinistro di Dossi, meno insidiosa di quella precedente che aveva colpito il palo. Meno di due minuti al novantesimo, si sente anche la fatica, si gioca sul sintetico, ma la partita ha alzato il ritmo nel corso soprattutto del secondo tempo. Denis Massimo, anche lui non solo di qualità ma anche di quantità, intervento falloso su Agostini e punizione per il Triarrozzano. Mancano 5 minuti, non fai più cambi. Altra punizione, qui servirà un cross al centro che arriva, ha chiuso bene sul primo palo Marsanasco, è ripartito Condello, fermato, intervento irregolare, calcio di punizione, cartellino giallo per Kevin Granato, classe 99, per questo intervento su Condello. Una ripartenza potenzialmente pericolosa fermata così. Siamo già nel recupero, rilanciato Alessio Buono. Ha recuperato il Triarrozzano con la palla profonda nella zona ancora del portiere della Z Milano, che deve uscire fuori dall'area in anticipo con buon tempismo. Poi recupera subito la posizione Buono. Massimo, aggredito da Marcinno in pressione, recupera e raddoppio bene Yaya Yaya. Ancora verso Denis Massimo e anche per Elia Mantovani, che interviene con un fallo, secondo l'arbitro, su Fabio Muriello. Ecco qui la giocata di Yaya Yaya, l'anticipo di Muriello, intervento del 2006, Babyface, Elia Mantovani, calcio di punizione, Marcinno, 92esimo. Qui si decide la partita, Marcinno a cross, altra respinta, sempre di Marsanasco su Condello, ha chiuso Agostini, contrasto deciso ma regolare di Mantovani, Scopelliti recupera. Questo è l'intervento di Mantovani, vantaggio che non si concretizza, l'arbitro alla fine credo abbia concesso calcio di punizione al Triarrozzano, senza esito, 98esimo in corso, 98 minuti a Rozzano, 2-2. All'indietro il tocco di Olivo per Gazzi, che aspetta Cerchiaro, è l'ultimo pallone della partita, stizza finale tra Gazzi e Cerchiaro, finisce così una partita comunque molto corretta per quanto equilibrata e combattuta, ed è a suo modo una partita, un momento storico per questo campionato di terza categoria girone C Milano, perché la Z Milano per la prima volta viene fermata sul pareggio dal Triarrozzano dopo una serie ininterrotta di vittorie, 6 in campionato e 3 in Coppa Lombardia, primo pareggio stagionale per la Z Milano, che resta al comando del girone C Milano. Corsico a meno 1, Brera a meno 3, AL2 a meno 5, e nel prossimo turno a Bucinasco domenica alle 11 arriva proprio l'AL2. La corsa della Z Milano al vertice continua, ma il campionato è apertissimo. Oh, 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 oh.
niente, ragazzi. Campionato lungo, eh. Campionato lungo, era un campo difficile. Peccato per il primo pareggio. Però, ragazzi, campionato lungo e bisogna imparare da tutto. Oggi qualcosa non è andato. Tanti errori, distrazione, forse stanchezza, stiamo giocando tanto. Ma non abbiamo alibi, quindi complimenti a loro e rimaniamo comunque in classifica, anche se purtroppo non è arrivata la vittoria. Ma il campionato è lungo, ragazzi. Raga, sulla testa, eh. Non è finito niente, eh. Sulla testa, andiamo avanti. Voi pensavate che dovevamo vincere tutte le partite fino alla fine? È qua che ci sbagliamo, forse bisogna cambiare un po' la testa, dai, su, eh. Dica che sarà dura fino alla fine, quindi bisogna tenere duro, eh. Se pensiamo che tutto sarà facile, tutte le domeniche, vinciamo, vinciamo e sarà facile, allora siamo dei presuntuosi che abbiamo bisogno di imparare le cose, dai, su.